lunedì. Ciao a tutti e benvenuti a Casa MD. Torno ai fornelli in pubblico, insieme a un amico, un professionista, un carissimo amico come Mauro Improta, in questa cucina che sa di amore, di buona spesa, per proporvi una serie di piatti molto semplici, no? Anche ideali, anche per fare un figurone sulla vostra tavola. Grazie a Casa MD proveremo ad esaltare la nostra grande tradizione gastronomica, quella per cui l'Italia è famosa in tutto il mondo. Per questo, oltre alla freschezza delle cose, delle stagioni, la frutta, eccetera, avremo anche degli ingredienti che provengono da queste famose, ormai famosissime, lettere dall'Italia, un'esclusiva da MD che narrano storie e tradizioni diverse delle nostre regioni, ma che hanno proprio in comune l'altissima qualità del Made in Italy. Allora Maurino, finalmente insieme, finalmente torniamo in cucina e che cosa cuciniamo oggi? Antonella, cuciniamo delle linguine con carciofi, arance e code di mazzancolle. Che dici, diamo uno sguardo agli ingredienti? Vediamo gli ingredienti. Linguine con carciofi, arancia e code di mazzancolle. Linguine 300 g, code di mazzancolle 250 g, un'arancia, due carciofi, uno spicchio di aglio, una patata, una cipolla, olio e prezzemolo. Antonè, con ingredienti come questi ci sarà da leccarsi i baffi. Sì Mauro, e poi sono tutti selezionatissimi e a portata di stagione. Pensa un po' a Gragnano. Hanno cominciato a fare la pasta nel 1700 con una qualità che con lettere dall'Italia torna in tavola. Alla grande, naturalmente. Queste linguine legano alla perfezione con gli ingredienti di oggi. Guarda qui, queste arance, questi carciofi. Quasi da morderli, freschissimi. Perché? L'olio no? Beh, adesso andiamo a cucinare. Prontissimi, Antonella. Allora, partiamo. Io direi che tu ti puoi occupare dei carciofi. Ah, la cosa li più spunti, facile. Li tagli alle stelle, gli togli la barba, mi raccomando. Ecco. Io ecco. Intanto, in prima battuta, sai che facciamo? Siccome questo è uno di quei piatti che si prepara mentre si cucina la pasta, il miglior sugo, bravo, giusto? Okay. Il miglior sugo deve, noi lo diciamo sempre, deve cucinare, il tempo di cottura della pasta deve farsi il sugo. Quindi io intanto inizio a calare le linguine. Queste avranno un 10 minuti di cottura, però noi ci anticipiamo sugli 8 perché andiamo a mantecare in padella. Partiamo dalla preparazione della salsa. Utilizzeremo il carciofo a tutto campo, diciamo sia il cuore che il gambo. Io il gambo lo vado a ripassare in padella con un po' di patata, Antonella, perché mi crea l'amido, diciamo la salsina perfetta per andare poi a nappare alla fine il nostro primo piatto. Il gambo lo taglio a rondelle, metto in padella con le patate. Prendiamo un po' di cipolla bianca, giusto un velo sottile per dare sapore con la spezia che abbiamo scelto di utilizzare. Certo che tu ti sei fidato a farmi pulire i carciofi, visto che questo piatto, come dire, l'ingrediente principale è il carciofo. No. Che problema c'hai? Dai. Guarda che sta togliendo la barba, va, ecco. Ecco qui, vedi? Io già li ho messe in cottura. Alzo un po' di temperatura la salsa. Mi hai detto di tagliarli scaldare per il lungo così, vero Mauro? Sì. Ci metto un po' di pepe, del sale. Ti preparo già la padella, vedi, per i carciofi? Ma sì, dai. Metto dell'olio e faccio sudare un becco d'aglio. Intanto pulisco le mazzancolle. Tu sei veloce, io sono. Liberiamo. priviamo praticamente del carapace e prendiamo soltanto la polpa. Abbiamo scelto le code di mazzancolle, ma possiamo utilizzare anche un altro crostaceo come dei gamberi, degli scampi. Però per questo piatto, questo abbinamento, il carciofo, le mazzancolle sono perfette con i carciofi, Antonella. Sì, è vero. Ok. Vedi, già inizia a soffriggere qui. Dove vado? Allora, di là. E vai. Ok, già inizia a soffriggere, vado a coprire con del brodo. Ok, lo facciamo andare e dopo lo andremo ad emulsionare, a frullare. Ci
ci metti un po' di sale qui sui carciofi, di modo che li facciamo andare velocemente. Assolutamente, ecco. Vai. Ok. Quindi qui tu hai messo le linguine, qui hai messo... Abbiamo messo il gambo... Del carciofo. Con un po' di patata tagliata molto sottile per fare il sughetto, la salsina. Perfetto. Portiamo a bollore e poi frulleremo. Ok. Queste le facciamo sudare, quindi scottare velocemente in padella e in seconda battuta andiamo a mettere le mazzancole. Non le andiamo a cucinare subito, Antonio, perché certo. Ci servono proprio alla fine che si vadano a scaldare con il calore della pasta, con il calore dei carciofi. Quindi le lasciamo proprio croccanti. Mi raccomando, togliamo bene il filetto delle mazzancolle. Sì, vai, aiutami, vieni, vieni. Vai, ti aiuto un po' io. Una volta che abbiamo fatto scaldare i carciofi, dopo andremo ad irrorare con l'arancia, il succo dell'arancia che ci dà questa tonalità dolce, ma allo stesso tempo questo agrume profumato. Vuoi che intanto te lo sprema l'arancio? Ecco. Ecco qua. Dove mette l'arancia nel carciofo? Sì, facciamoli saltare un attimo. Con uno spicchio d'aglio, un po' d'olio buono. Sì. Qua le nostre linguine vanno. Tanto giriamo un po' la pasta, vedi? Abbiamo detto, ed è importantissimo, che la vera pasta e il vero sugo deve cuocere. Il tempo di cottura della pasta deve prepararsi il sugo. Questo sarebbe l'ideale. Quindi la pasta ha una cottura, diciamo, media di 10 minuti, più o meno. 10 minuti deve essere anche il sugo. Chiaramente nel caso dei carciofi, che magari abbisognano di più tempo, si fanno un po' prima. Ma in teoria dovrebbe essere così. Metto l'arancia? Il sugo perfetto. Sì, Antonella, metti l'arancia. Allora, noi facciamo così, proprio casalingo, magari se si ha uno spremiagrumi, no? Poi perfetto, può Antonella. Servire, ma perfetto. Deve solo dare il sapore dell'arancia. Sì. Andiamo a metterci un po' di prezzemolo così a foglie a profumare e andiamo a coprire con un po' di acqua di cottura della pasta che ci aiuta a far appassire velocemente i carciofi. A renderli anche un po' più morbidi. Più morbidi, brava, esattamente. E li lasciamo andare. Intanto ci andiamo a preparare già il bicchiere per andare ad emulsionare la salsa. Ce l'abbiamo qui. Ok. Facciamo andare ancora un po'. Controlliamo la pasta. Sì, ancora un attimo. Ancora qualche minutino. Andiamo ad inserire adesso le mazzancolle, vedi, a fuoco dolce, le lasciamo sudare sopra i carciofi, quindi non hanno questa cottura immediata, ma vanno poi a cucinarsi con il vapore. A me piace tantissimo il connubio pesce verdure, perché come benissimo. Tu sai, lo sanno tutti, io non sono un amante del pesce, quindi non sono una fanatica del pesce, lo mangio, ma non è uno... Mischiato alle verdure mi piace molto di più e quindi questo è anche un modo a chi non ama tantissimo il pesce di far mangiare il pesce, oppure viceversa chi ama al contrario molto il pesce e poco le verdure di far mangiare le verdure. Ok, abbiamo il sughetto pronto, questo ci farà la cremina che ci serve per andare a legare il sughetto. Ecco, un'altra cosa che io ho imparato stando tanto con i cuochi è che per dare un po', quando tu fai le linguine con il pesce, spesso vengono slegate. Esatto. L'idea di fare una parte della crema che noi mettiamo del condimento, in questo caso potevamo farlo anche con i carciofi, di frullarlo, dà un po' di consistenza al piatto. Vedete, vedi? Che adesso noi mettendo questa cremina prende un po' il sugo e quando andremo a condire la pasta si condisce bene, se no rimane un po' slegata. Quindi l'idea di frullare una parte di verdure che fanno parte poi del condimento della pasta stessa è molto importante perché così prende più sapore. Correggiamo ancora con il pepe e del sale. Che punto è la linguina, Antonè? Ma guarda, secondo me ci siamo. Ci siamo? Sì, ci siamo. Sì? Mauro, ci siamo, sì sì. Mantechiamo in padella? Mantechiamo in padella. Ci pensi tu? Eh sì, dai, ci penso io. Tu scolamela, dopo io ci penso. Ecco, è importante anche se vogliamo mantecarla un po' in padella, magari un minuto prima la tiriamo fuori così... Ecco, non vorrei... Vai. Dici che riesco? Vai, piano piano, eh. Ok. Ecco qua. Aspetta, ti aiuto anche io. Metto un altro Lui po' è più forzuto. Vai. Vedi. Però l'intenzione c'era. Sempre un filo d'olio che lucida. Lucida, brava. Lucida, alla fine. Lucida.
Qui non ci vanno formaggi vari perché abbiamo il pesce, abbiamo i carciofi, quindi direi assolutamente, no? Poi Antonella, dopo c'è gente che, come dire, il grana lo mette dappertutto. Vabbè, ma se, ognuno fa quello che se vuole. Se vi aggrada lo aggiungete, insomma. Uh-huh. Ma vedete quel sughino che abbiamo frullato? Vedete come rende tutto un po' più pastoso e meno slegato, certo. Eh? Anche e questo perché è perfetto. Con la porosità della pasta di Gragnano, la peculiarità è proprio quella, esatto, che prende il sugo. Ok, meraviglioso. Quindi ci impiattiamo? Impiattiamo, dov'è il piatto? Eccolo qui. Con il Io coppa. Ho sempre il mio famoso ring. Sì. Per impiattare. Io invece Antonio l'avrei buttata dentro così, ma invece no, no un no, po' no, di no, dai, no. Bisogna okay farlo bene. Allora ne prendiamo un po' in questo mistolo, vedi? Mm-hmm. Andiamo a metterlo all'interno. Poi ci mettiamo sopra un po' di sì. Poi ci mettiamo sopra gli ingredienti. Di mazzancolle, di carciofi, se no. Ci mettiamo i carciofi, le mazzancolle e ci mettiamo ancora un po' di sughetto. Antonella, la famosa cremina che abbiamo creato con le patate e i gambi di carciofo. Vai, togli tu. Tac! Ok, che perfetto. Meraviglia. Visto? Che è bella ricetta. È il nostro pronto primo piatto. In 10 minuti. Dieci Nel tempo minuti che cucinano le linguine, ingredienti pronti, freschi, saporiti. E abbiamo fatto un grande piatto. Mamma mia che bontà, con te i fornelli naturalmente sembra tutto così facile. Per la prossima ricetta toccherà inventarci qualcosa di più impegnativo, così ti mettiamo alla prova. Del cuoco? Non provarci. Alla prossima amici di Casa MD, buon appetito e buona spesa Italia.